No, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sapevamo della forza dell'avversario ed era giusto mettere quel qualcosa in più per portarla a casa, ma noi questo qualcosa in più lo stiamo mettendo sempre. Anche prima della sosta avevamo messo delle basi importanti da cui ripartire, siamo ripartiti da quelle. Sicuramente la squadra che andavamo a affrontare era una delle più forti del campionato e si è dimostrato anche per le posizioni di classifica che ha, però meritavamo qualcosa in più e purtroppo non vincere queste partite ci fa molta rabbia. Matteo Di Gennaro, su quel colpo di testa a botta sicura, Fiorillo è stato strepitoso. Bisogna fare i complimenti a lui, quando ripassa ditelo a lui. No, purtroppo io pensavo di poter far gol, è stato più bravo lui e bisogna fargli i complimenti anche al portiere. Senti, per il Pescara sicuramente un punto guadagnato, per voi due punti persi? Sì, come dicevo prima, noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo stati aggressivi tutta la partita, a tutto campo e meritavamo qualcosa in più. Bisogna rendersi conto che queste partite vanno vinte. E dobbiamo mettere quella rabbia giusta già da Crotone per poter portare a casa la vittoria che meritavamo oggi e dobbiamo andare a prendere giù. Con Breda in campo, pardon, in panchina, in campo si sta vedendo un Livorno diverso, però la situazione di classifica resta sempre piuttosto complicata. Purtroppo eravamo un po' disastrati prima che arrivasse Breda, nel senso di posizione di classifica, non a livello di altre cose. Ovvio che nell'ultimo mese abbiamo fatto 12-13 punti, non lo so, e adesso siamo lì nel gruppone. Noi dovevamo ricordarci che eravamo ultimi con 5-6 punti quando è arrivato. Adesso siamo lì nel gruppone a lottarci la salvezza. Quindi la posizione è quella, però se continuiamo con queste prestazioni, arriveranno anche le vittorie e ci tireremo fuori presto. Matteo, tu sei un difensore, però certo oggi il Pescara non vi ha creato grossi grattacapi. No, bisogna fare i complimenti alla squadra, perché se il Pescara non ci crea grattacapi è perché siamo stati bravi tutti e 11 e chi è subentrato che ci ha dato una grossa mano per limitarli. Ovvio, se l'ho già detto, se gli attaccanti fanno poco è perché tutta la squadra ha lavorato bene e ci hanno messo in condizioni di poter lavorare al meglio su di loro.